Buongiorno ragazzi, un saluto a tutti quanti. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Vincenzo. Allora, oggi, come promesso, sto andando in una location qui vicino alla mia abitazione, diciamo vicino a una trentina di chilometri, e andrò a fare il famoso video della seconda lezione per quanto riguarda muovere i primi passi nel mondo dell'FPV. Allora, che cosa ci serve? Ci serve il radiocomando, un bel visore e il nostro fedele quad. E poi sul posto vi farò vedere quello che fare, come muovere i primi passi. Ho fatto già un video riguardante, diciamo, la configurazione della BID in modo basico, diciamo in modo base, anche perché non sono andato a toccare alcuni tasti che bisogna approfondire, tipo PID, RAID, diciamo voleremo con i BID di stock. Detto questo, ragazzi, niente, ho già detto che cosa serve, un po' di pazienza, perché inizialmente dovremmo avere un po' di pazienza, ma con tanta pazienza e con tante ore di volo arriverete sicuramente a volare in una maniera accettabile. E dopodiché c'è chi si dividerà sicuramente nel hobby del long range, chi del freestyle, chi del racing, quello è a vostro piacere. Detto questo, ragazzi, non perdiamo altro tempo e dirigiamoci nella location. Allora, adesso faremo la lezione, la prima lezione, ci metteremo in hovering, useremo solo radiocomando e drone. La prima cosa da fare è inserire batteria, vabbè, questo lo sapete, armiamo il drone e cercheremo di restare fermi in hovering, così stabili, fermi a una certa altezza da terra. Poi piano piano ci abbasseremo e disarmeremo. Questo lo faremo per minimo 3, 4, 5 lipo. Dopodiché passeremo alla seconda lezione. Adesso ve lo faccio rivedere. Cosa importante è dosare il gas, la levetta del gas, e cercare di far stabile il drone in aria. Armiamo il drone, sempre col prearma e armiamo. Scusate, levetta del gas. Allora ragazzi, disegnate un quadrato per terra e cercate di stare dentro al quadrato, il più possibile fermi. Io ho cambiato i rate, non mi trovavo. Comunque l'hovering, come ho già detto, è far stare stabile il drone fermo, più possibile quello che si può fare, in aria, a una certa altezza, 1 metro, giocate tra 1 metro e 50 centimetri. Mi sono un attimino scamiciato perché fa caldo. Allora, ragazzi, voi disegnate un quadrato per terra, un quadrato che può essere di 1 metro per 1 metro inizialmente, e cercate di stare dentro a quel quadrato. Prendete, non so, quattro legni e formate questo quadrato, questo rettangolo, come volete voi. E l'importante è che rimanete stabili all'interno di questo rettangolo quadrato. Altezza sempre uguale, possibilmente, e anche se vi spostate, però il drone rimane, diciamo, sempre alla stessa altezza. Questo vi fa prendere confidenza con il radiocomando e il drone. Successivamente, ragazzi, proveremo con i nostri occhiali, i nostri visori, e lì sarà un po' più difficile. La prossima volta ci alzeremo,
faremo 10-15 metri in direzione opposta a noi e atterreremo. Cominceremo a quel punto a prendere confidenza con il disarmo. E questa azione la faremo però con il visore la prossima volta. E niente, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Un saluto da Vincent FPV e da Mr. Andrew.